commentando in modo molto spicciolo l'intervento di Fabrizio, noi a Vinovo, per fare un esempio, abbiamo 12 medici, 10 in famiglia e 2 pediatri. Nei medici di famiglia 6 sono donne su 10, pediatri su 2 donne. Quindi voglio dire, questi dati si commentano da soli. C'è sempre più presenza femminile nella medicina in generale, qui non abbiamo ospedale, non posso fare statistiche relative all'ospedale. Però io personalmente sono impegnato in un gruppo e sono l'unico maschio, siamo 3, sono 2 colleghe, brave e belle, quindi che sono bravissime, sono molto presenti, molto disponibili. Voglio dire, questi sono dati ulteriori a conferma la grande presenza femminile, sempre maggiore, sempre più importante. Beh, i segretari delle varie categorie, i responsabili delle varie categorie che concorderanno poi a formare l'ordine, hanno qualche idea in più forse da questo intervento. Bene, presentiamo adesso l'ultimo intervento prima del Confibrea, sull'integrazione ospedale-territorio, responsabilità e percorsi condivisi nella cura della persona, che sono appunto i lavori della commissione CEO del Piemonte, e la dottoressa Anna Rita Leoncavallo, che è consigliere dell'Ordine di Torino e anche consigliere della Federazione Regionale degli Ordini. Grazie. Particolare riguardo ai lavori della Commissione della Federazione Regionale di cui coordinatore il dottor Costa. Allora, sappiamo che i nuovi bisogni di salute e le problematiche economiche della nostra sanità hanno imposto la necessità di realizzare nuovi modelli di assistenza per un riorientamento reale e una riorganizzazione generale più razionale e più efficace del sistema. Uno di questi modelli prevede che la tradizionale visione ospedalocentrica venga sostituita da un'ottica più razionale e anche più ampia di integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali per una migliore e più completa risposta ai bisogni di salute della popolazione. E sappiamo che in passato, fino a ieri, fino a quasi a oggi, il sistema sanitario e l'ospedale si sono strutturati per dare risposte soprattutto alle malattie acute, ma una delle sfide dei nostri tempi è quella di forza aumento delle patologie croniche e degenerative, dovuto al successo della medicina occidentale sulla malattia acuta e al conseguente mutamento demografico delle società occidentali. Quindi, per far fronte all'enorme domanda proveniente da questo tipo di patologie, è necessaria una nuova progettualità che preveda non solo l'implementazione dell'assistenza territoriale, ma anche lo sviluppo di efficaci processi di integrazione fra sanità ospedaliera e territoriale, riconoscendole come complementari. Già in realtà da diversi anni si parla di politiche di integrazione, a partire dalla 502 del 92, ripresa poi da questi aspetti dal 229 del 99, e poi nei principali documenti di programmazione sanitaria del nostro paese degli ultimi anni, a partire dal Piano Sanitario Nazionale del 2003-2005, l'intesa Stato-Regione del 23 marzo 2005, il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 e l'ultimo nostro Piano Sociosanitario Regionale 2007-2010. Allora, quali sono le caratteristiche strutturali di ospedale e territorio? Quali sono le differenze? Cos'è l'ospedale? Cos'è il territorio? Almeno cosa dovrebbe essere? Beh, innanzitutto in ospedale l'obiettivo primario è la cura della malattia, nel territorio, sul territorio l'obiettivo è il benessere psicofisico globale del cittadino e del suo ambiente. Con l'ospedale il cittadino ha interazioni episodiche e si pratica in pratica la medicina di attesa. Sul territorio ci dovrebbe essere un'attenzione continuativa al paziente e un andare verso la cosiddetta medicina di iniziativa, di cui ormai si parla già da qui tempo, anche se forse non è ancora praticata correntemente. In ospedale l'accesso si accede al sistema proprio nel luogo della cura, nella struttura, mentre invece sul territorio i servizi dispersi. In ospedale c'è uno spazio circoscritto, il letto, il reparto, l'ospedale, sul territorio lo spazio ovviamente disperso, c'è la casa del paziente, gli ambulatori, i laboratori. In ospedale il tempo è circoscritto all'episodio di acuzie, mentre invece c'è un'alta intensità di cura. Sul territorio il tempo di vista di casa c'è una bassa intensità di cura ed è molto importante la prevenzione. In ospedale il cittadino con lo passivo sul territorio ha o dovrà essere dovrebbe essere
avere un ruolo più attivo e noi dovremmo aiutarlo in questo senso, sviluppare una certa autonomia. In ospedale c'è un'organizzazione stabile, di cure costante, sul territorio si avvicinano attorno al paziente, pur mantenendo, pur essendo la figura centrale, senz'altro, logicamente il medico di famiglia, comunque attorno a lui, attorno al paziente si avvicinano diversi attori e il paziente interagisce col medico, con l'ospedale, con i servizi sociali. In ospedale c'è un'assistenza specialistica e quindi pure organizzata per specialità, sul territorio dovrebbe svilupparsi sempre di più l'assistenza integrata. L'insieme degli attori deve far fronte a patologie croniche multiple e a problemi sociali. In ospedale ci sono rapporti costanti del team di cura con servizi e consulenti interni. Sul territorio i rapporti con i servizi sono spesso mediati dai cittadini. Poi, importantissimo secondo me, in ospedale ci sono frequenti occasioni di contatto tra gli operatori, che invece sul territorio, nella maggior parte dei casi, c'è un vero e proprio isolamento tra gli operatori professionali. Infine il problema della documentazione, in ospedale interna di cura, sul territorio la documentazione è dispersa e questo crea spesso dei problemi. Quali sono le declinazioni dell'integrazione ospedale-territorio? Beh, ci sono parecchi aspetti, c'è l'aspetto dei percorsi assistenziali, c'è l'aspetto dell'ospedalizzazione domiciliare, quello delle missioni protette, quello della continuità assistenziale, dove qui si intende quella riferita alla delibera regionale del 2004. C'è l'attività dell'ADI, ci sono le tecnologie ICT, c'è la telediagnostica, la teleassistenza, il telesoccorso e altre ancora. Per quanto riguarda l'aspetto dei percorsi, beh, ormai lo sappiamo tutti, è di fondamentale importanza l'elaborazione e l'attuazione di percorsi clinico-assistenziali condivisi tra ospedale e territori, che sappiano adattare le linee guida scientifiche al contesto organizzativo locale e regionale in cui i professionisti si trovano ad operare. Beh, io faccio, sono diabetologa, faccio delle torte all'ortalmico e ho pensato che può essere utile e proprio paradigmatico un esempio che riguarda il paziente diabetico e la gestione della sua malattia. Allora abbiamo in primo luogo il paziente diabetico che o dovrebbe essere informato, in ogni caso i servizi dovrebbero sforzarsi di renderlo edotto il più possibile di tutti gli aspetti della sua malattia e delle sue conseguenze, e poi abbiamo il medico di famiglia che interagisce con il diagnostico, distrettuale, ospedaliero che sia, di ASL o di ASO che sia, e con i servizi infermieristici. E poi vediamo che si avvicendano, si avvicenderanno, è molto probabile che abbiano a che fare, che il paziente abbia a che fare con i vari specialisti, il cardiologo, il nefrologo, il neurologo, l'oculista, il chirurgo vascolare e così via. Questo nell'ambito della prevenzione di eventuali urgenze e emergenze, sicuramente per quanto riguarda il problema della cronicità e probabilmente anche per una futura riabilitazione in seguito a patologie acute. In poche parole, capiamo benissimo che con tutti gli attori di questo processo assistenziale, se non si crea una cultura specifica e dei percorsi condivisi, non si andrà molto lontano, o meglio, il povero paziente non andrà molto lontano, almeno dal punto di vista della riduzione del rischio di complicanze e di morbidità relativa. Quindi, questo per l'aspetto dei percorsi. Per quanto riguarda l'aspetto delle missioni protette, della continuità assistenziale, beh, insomma, è necessario che vengano adottate sempre di più procedure di raccordo tra ospedale, medico di medicina generale e servizi territoriali. Il problema della comunicazione. Sappiamo che oggi la comunicazione tra i professionisti sul territorio avviene per lo più in modo indiretto, grazie all'esistenza di documenti cartacei oppure attraverso la narrazione orale da parte del cittadino interessato. Mentre invece in un sistema ideale la rete permetterebbe una forma di compresenza virtuale tra professionisti, consentendo una comunicazione diretta e tempestiva tra questi e con il cittadino stesso, con lo scopo di disporre di un inquadramento sintetico sullo stato di salute del cittadino visto dai vari professionisti, con lo scopo di sapere quali attori professionali informati sono intorno al cittadino, così sarebbe molto più facile contribuire alla valutazione multiprofessionali, con il condivisa, eccetera, e infine essere guidati verso la documentazione di dettaglio più rilevante in formato cartaceo elettronico che sia. Allora, abbiamo capito bene da questa introduzione che per la fattiva realizzazione di questi progetti occorre superare l'antica logica di
sede in sede di Taras. E quindi, come diceva, dice anche il piano sanitario nazionale del 2006-2008, occorre promuovere davvero un nuovo modo di fare assistenza, fondato sull'integrazione, sulla comunicazione e sulla collaborazione tra professionisti. E appunto la nostra commissione della federazione regionale si è occupata di questi aspetti, con l'obiettivo di riaffermare e rilanciare, partendo dal nuovo codice di deontologia medica, le basi della collaborazione tra categorie mediche, allo scopo di giungere a un'effettiva, qualificante e produttiva integrazione tra assistenza territoriale e sociale. Allora, la premessa indispensabile da cui partire è che ogni medico chirurgo e odontoiatra detiene pari dignità e indipendenza nel rapporto assistenziale terapeutico con il paziente. È necessaria una correttezza di reciproci rapporti e di comunicazione fra tutti i colleghi, evitando il rischio di duplicazione e anche induzione di prestazione, con riferimento in particolare alla appropriatezza diagnostica e terapeutica. Allora, quali sono gli articoli del codice che si occupano di questo tema? Quello sul rispetto reciproco, quello dei rapporti con il medico curante, quella della consulenza e consulto, quantità delle cure terapeutiche. L'articolo 58 è quello del rispetto reciproco, sembra banale parlarne, però insomma, questo che abbiamo detto, che tutto parte dal rispetto è giusto citarlo. E quindi il rapporto, e poi non bisogna mai dare nulla troppo per scontato, il rapporto tra medici e rischiasi, i principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione delle attività professionali. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un ciclo di dibattito. Probabilmente senza intenzione, però capita purtroppo spesso nelle professioni intellettuali che ci sia una certa presunzione, un concetto molto alto di sé, e insomma, pur mantenendo ognuno l'autostima che richiede di meritare, è comunque sempre corretto mantenere una correttezza di rapporti e tutto sommato coltivare il dubbio che ciò che ti ha detto il collega potrebbe anche essere vero. Articolo 59, rapporti con il medico curante. Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato, deve sussistere un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca, al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica. Insomma, non dobbiamo dimenticare che sia che siamo specialisti, sia che siamo medico curanti, che siamo un anello di una catena di pasta e il nostro paziente avrà solo da trarre vantaggio dal fatto che i medici addetti alla sua cura comunicano. Consulenza e consulto, qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del paziente esita nel ricorso a specifiche competenze specialistiche, il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso. La continuità delle cure ci dice che il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure. Per cui se si trova di fronte a situazioni cliniche alle quali può anche non essere in grado di provvedere efficacemente, deve indicare, ha il dovere di indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame. E anche l'articolo 26, quello della cartella clinica. La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica o suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. In pratica non è sufficiente curare il paziente nel miglior modo possibile, ma bisogna documentare con la massima attenzione e non soltanto per timore di risvolti medico-legali quello che si è fatto durante il lavoro. La Commissione auspica il rafforzamento della nostra Commissione della Federazione, auspica il rafforzamento di una coscienza collettiva di appartenenza tra le singole categorie mediche e la conseguente armonia tra queste, sempre nell'interesse del cittadino. E propone quindi la sorveglianza da parte degli ordini con l'applicazione dei principi che abbiamo espresso, sperimentazioni di integrazione e collaborazione tra ospedale e territorio, condivisione di linee guida comuni su percorsi diagnostici e terapeutici, corsi e CM su tali problematiche e formazione in seno ai singoli ordini, discussione di casi clinici condivisi tra ospedale e territorio, adozione di una corretta politica prescrittiva di integrata. E veniamo a un punto che riteniamo altrettanto importante, cioè in ogni caso, pur essendo di fondamentale importanza la collaborazione del medico alla realizzazione delle politiche di integrazione,
progetti di tale portata non possono essere affidati unicamente alla buona volontà della professione. Diciamo che nel proprio negli ultimi 20 giorni, l'ultimo mese, abbiamo ricevuto dei dati, dei fatti molto, molto incoraggianti da parte della Regione. Infatti, nell'allegato A del DGR del 16 aprile 2008, obiettivi generali dell'assistenza di stagione, vediamo che ci sono diversi punti che vanno tutti in pratica nella direzione che noi auspichiamo di integrazione massima fra diverse strutture. Vediamo l'integrazione, c'è il paragrafo sull'integrazione sociosanitaria, quella del distretto delle cure primarie, il capitolo degli anziani non autosufficienti, salute mentale, disabilità, assistenza farmaceutica territoriale, integrativa e protetica, e anche i percorsi integrati, soprattutto per quanto riguarda i percorsi dell'area materno-infantile, patologia dell'indipendenza, i percorsi assistenziali riguardo alle malattie croniche, ipertensione, scompenso, diabete mellito, profili e piani di salute. Quindi da un punto di vista proprio teorico, effettivamente tutti questi messaggi sembrano essere stati recepiti. E altrettanto importante è l'ADD del 4 aprile 2008, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 30 aprile, quindi insomma è recentissima, che in pratica applica i punti fondamentali per quanto riguarda la prevenzione attiva delle complicanze del diabete, nel senso che recepisce il concetto della gestione integrata. Il progetto di prevenzione delle complicanze del diabete rientra per appunto nel piano nazionale della prevenzione, che è l'allegato al decreto, all'intesa Stato-Regioni del 2005 che ho citato prima. Quindi insomma, benissimo, ci siamo arrivati. E anche per quanto riguarda la conferenza regionale per la formazione continua in sanità, vediamo che fra le varie proposte che sono state fatte dalla Regione è stata recepita l'importanza dell'interdisciplinarietà. Infatti, fra gli obiettivi generali si pensa di promuovere proprio nell'ambito della formazione lo sviluppo di una cultura di integrazione e di percorsi assistenziali condivisi ospedale-territorio, come anche la capacità di lavoro interdisciplinare. Tutti i segni molto incoraggianti. Però, se si crede nel cambiamento, è necessario investire su di esso e valorizzarlo. Infatti, al fine di ottenere una reale integrazione, perché questa non resti solo un obiettivo sulla carta, non raggiungibile nella realtà o addirittura velleitario, sono da prevedere ulteriori interventi ed è necessario procedere a un riorientamento degli investimenti. Già la 502 e la 229 nel 99, quindi non inventiamo nulla di nuovo, in realtà prevedevano che i programmi a forte integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale fossero remunerati in base al costo standard di produzione del programma di assistenza e non in base a tariffe predefinite di prestazione. In poche parole, finanziare non la visitina isolata, ovviamente con tutto il rispetto, ma il percorso messo insieme. È quindi necessaria una razionalizzazione dei finanziamenti con una maggior valorizzazione dei percorsi di integrazione, dell'interdisciplinarietà e della medicina di base che effettivamente partecipi ai nuovi e più efficaci modelli assistenziali. E vi ringrazio. Ringrazio molto Annalita perché ha fatto un lavoro egregio e non solo perché ha espresso in modo sintetico ma efficace tutte le problematiche, ma anche perché ha tradotto molto bene e ha approfondito tutto il lavoro della Commissione. Pensate che la Commissione ha realizzato il primo momento di integrazione, perché noi, diversi medici di diverse provenienze, abbiamo chiarito tra ciascuno di noi con l'altro, con gli altri, alcune zone d'ombra, quindi è stato un primo momento integrativo. Questo mi fa pensare quanto sia opportuno e importante approfondirlo a livello di tutte le categorie, tutti i medici attori delle cure.